scusatemi, devo ricaricarlo un pochino. Allora, le gambe chiuse, le braccia fuori all'altezza delle spalle, scendo a sinistra. Lentamente torno al centro. Allora, spingo la schiena a terra, con la mano sinistra prendo lo sterno del gomito destro e spingo verso sinistra. Con la mano destra prendo lo sterno del gomito sinistro e spingo dalla parte opposta. Torno al centro. Mani dietro la nuca, spingo la schiena a terra, sollevo il mento e lo porto in direzione dello sterno, cercando di spingere bene la schiena a terra. Lentamente torno al centro, sollevo tutte e due le gambe, prendo dietro le ginocchia, mi sentite bene? Ok. Anche qui cercate di spingere la schiena bene attaccata a terra, piano rigido. Caviglie. Avampiede. Di nuovo scendo, rilasso le braccia, la testa, il collo, sollevo la zona lombare, inspiro, appoggio, espiro, inspiro, mi raccomando, un buon sollevamento,
e poi un buon riappoggio. Ok, di nuovo la schiena a terra, risollevo il mento verso l'esterno, chiudo le gambe e cerco di creare una buona trazione spingendo la schiena giù e il mento verso l'esterno. Appoggio l'ultima volta. Rilasso, prendiamo il collo del piede destro e lo portiamo sotto al bacino. Cavalliamo la gamba destra sulla sinistra, chiudo l'accavallamento, le braccia fuori all'altezza delle spalle, scendo con tutto l'accavallamento alla vostra sinistra. Mi raccomando, chiuso le gambe, tengo la trazione, la testa, se riuscite, alla vostra destra. La mano a sinistra, andiamo a prendere l'esterno coscia destro e spingiamo la trazione verso il basso. Lentamente torno al centro, prendiamo tutto questo accavallamento così chiuso e lo portiamo al petto. Lentamente scendo, accavalliamo dall'altra parte completamente e scendo alla vostra destra.
braccio fuori all'altezza delle spalle, tengo la trazione, scendo con la testa a sinistra, alla vostra sinistra. Con la mano destra prendo l'esterno coscia, appoggio e scendo verso il basso. Lentamente torno al centro, prendiamo tutto l'accavallamento e lo portiamo al petto, così com'è chiuso. Da sotto, tolgo l'accavallamento, mi sollevo lentamente dalle gambe, spingendo dietro. Allora, potreste arrivare fino al dorso e poi cercare di arrivare dove potete, dove riuscite a respirare anche. Lentamente scendo, cercate di utilizzare questo come una manovra per allungare la colonna a terra, di nuovo dietro. E lentamente rimassaggiate la colonna a terra. Appoggio, incrocio le gambe, lascio che le ginocchia si aprano avanti. Sollevo la zona lombare e lascio andare e respiro. Girate la testa alla vostra sinistra, completamente.
gira per la testa completamente dall'altra parte. Al centro proviamo a creare un'antiretroversione da qui, sollevo la zona lombare, inspiro, appoggio, espiro, sollevo, inspiro, anche pochissimo, appoggio, espiro, sollevo, inspiro, appoggio, espiro, continuo, inspiro, espiro, ok, tolgo l'incrocio, spingo la schiena a terra. Allora, divaricate le gambe appena oltre la linea delle spalle, portate le braccia fuori all'altezza delle spalle, scendo con un ginocchio dentro l'altro, ritmicamente. Scendiamo in maniera tale da spingere un ginocchio dentro l'altro finché non sentite la trazione sia lungo il fianco che fino davvero all'interno coscia. Torno al centro, chiudo poco di più le gambe, incrocio le dita, spingo in alto con i palmi delle mani rivolti verso l'alto per l'appunto, spingo la schiena a terra, apro bene in alto, tengo la posizione, respiro. Spingo dietro, cerco di portare le scapole aperte bene, almeno le dita delle mani a terra, dietro. Tendo la schiena giù. Sollevo le braccia, le appoggio a terra. Allora, porto i talloni vicini, vicini ai glutei, sollevo i glutei e spingo la colonna a terra. Spingo lentamente, facciamo questo automassaggio a terra. Espiro quando appoggio, inspiro quando salgo. Inspiro quando sollevo, espiro quando appoggio, rimango lì.
prendiamo le ginocchia, tutte e due le mettiamo nell'incavo dei gomiti. Cercate di creare una trazione incredibile. Girate su un fianco e sollevate. In piedi, grazie. Inspiro. Tiro bene. E scendo. E mi lascio andare giù completamente. Guardo avanti, inspiro, sollevo. Prendiamo il quadricipite, prendiamo il collo del piede destro. Ok. Proviamo ad aprire dietro. Con il braccio avanti. Torno, apro, allungo, appoggio, lascio andare. Magari divaricate un po' di più le gambe, vi lasciate andare giù. Avanti, inspiro, fletto le gambe, mano sinistra, avampiede sinistro, apro, apro, sollevo, ok, torno, apro bene e mi lascio andare giù. Avanti, inspiro, giro le spalle dietro, uno, due, tre, giro avanti, uno, due e tre,
Grazie mille. Vi do questo che è semplicemente un volantino così informativo delle cose che ho preparato, niente di che. Così almeno sapete cosa stiamo facendo, perché magari non tutti hanno i social network, eccetera. Ciao, grazie. Ci vediamo mercoledì? Ok.